la figura dell'artista, totalmente responsabile del proprio lavoro, che diventa famoso o viene diffamato per quello che ha fatto, è la figura che andava superata, no? nei primi anni 70, fine anni 60, dopo tutti i moti del 68 e così via. Cioè c'era il desiderio di travalicare certe definizioni, certe figure, viste un po' come una imposizione culturale, e quindi liberarsi voleva dire uscire da certi condizionamenti e approdare a quello che a noi sembrava un'idea di libertà. Il problema culturale e anche il proposito culturale era quello di liberare l'immaginazione, di liberare se stessi, di liberare anche i ruoli. L'idea era quella di creare una nuova immagine di artista, un nuovo operatore che facesse l'arte con procedimenti e anche ideologie diverse da quelle che avevano per anni fondato tutto il lavoro definito, celebrato, chiamato anche arbitrariamente a volte artistico, no? E anche il lavoro stesso cambiava, le tecniche, no? C'erano nuove tecniche, c'era la fotografia, c'era il cinema, il video anche. All'epoca il video era veramente agli esordi, però era un nuovo mezzo e come tale andava sperimentato. Poi a un certo momento c'è stato anche come un ravvedimento, cioè ti accorgi che tutta questa ricerca di verità azzerata a livello di tautologia è arbitraria, l'opera concettuale è arbitraria. Allora, arbitrio per arbitrio, mi dipingo un quadro, esprimo me stesso e poi soprattutto è un'arbitrarietà che dà luogo a un qualcosa di indiscutibile, no? Perché l'oggetto quadro è un mondo e non lo puoi più discutere, è come una persona, un'entità che ha una sua vita, una sua realtà, e discuterlo vuol dire insultarlo. Si dà luogo ad un assoluto. Questo assoluto indiscutibile è nella sua totale arbitrarietà vero poiché è stato prodotto. Più ha un'anima, come le persone, che sono reali come gli oggetti, però hanno anche un'anima. Il quadro, ecco, viene dotato dall'artista di un corpo, che è la pelle, che è la tela, tatuata, dipinta, che allude alla profondità senza cadere nell'ingenuità. Ha la capacità di sfondare la superficie, la prospettiva, il rinascimento. E alla fine dei conti, ecco, questa era la novità, se vogliamo, concettuale di questo periodo, di cosiddetto ritorno alla pittura, ma la pittura non era mai smessa e non puoi tornare a qualcosa che non è mai sparito. Il pittore è come un imbuto, c'è la parte più larga, più capiente, dove entra il mondo, no? Poi c'è una strettoia che è il suo occhio e anche la sua passione, eh? E poi di nuovo viene ridato in maniera essenziale, questo esterno diventa interno e poi esterno di nuovo, ma questa volta questo esterno è un esterno eterno, è per sempre. Il rapporto con la pittura, con la realtà della pittura, la sacralità anche della pittura è stata una novità rivoluzionaria. Penso che nella pittura, nel rapporto con la pittura, c'è un futuro migliore per l'umanità. Dipingere non è un fatto di talento, hai il talento, sei nato per dipingere. Non è vero, è una decisione ad esclusione di tutte le altre decisioni. È ciò che resta e va fatto con la volontà di farlo, il desiderio di farlo, più che l'abilità di farlo.